teneri gnometti dell'Olanda, non c'è nulla da temere. Datemi i vostri zoccoli di legno e nessuno vi farà del male. Dharma? Che c'è? Silenzio, prego. Scusa? Greg vuole silenzio nel golf e nel sesso. Per concentrarsi. Sì. Anche dopo aver fatto sesso dice sì. Ah, Greg, è un vero peccato che i tuoi non siano potuti venire al compleanno di Larry. Già, si sarebbero trovati bene. Ed adora il golf e Kitty ama viaggiare. Vero, potrebbero raggiungerci più tardi. Abbiamo deciso di andare al Fisherman per le cozze e per il football. Sapete che ai miei fa piacere passare il tempo con voi, ma più che da cozze e football sono tipi da... ostriche e bridge. A noi piace il bridge. Adoriamo il bridge. Sì, potremmo organizzare una partita. A casa nostra, un po' di bridge, un vinello fatto in casa, un bel bagnetto caldo. Ci divertiremo. Facciamogli una telefonata. Ehi, congratulazioni. Centro al settimo tiro. All'undicesimo. Teneri gnometti della Francia, non c'è niente da temere. Portatemi tutto il vostro vino e le vostre miriadi di salsettine. Andiamo? Non crederai che i nostri genitori si metteranno a giocare a bridge. Oh, lascia perdere il bridge. Te li immagini quei quattro nella stessa vasca? Non ci avevo pensato. Pronto? Ray, ciao, che mi racconti? Ma vuoi scherzare? Dove ti trovi adesso? Allora, continua fino all'edificio con l'uscita antincendio. Io sto lì. Un secondo solo. Tesoro, è Ray Palmer, un vecchio amico del college. Oh. È qui sotto. Ehi, Ray, hai fame? Abbiamo la poiana. No, non è vero che abbiamo la poiana. Conoscendo Dharma potrebbe anche essere. Sali pure, noi siamo al 6B. Sono anni che non vedo Ray. Era un ragazzo divertente, imitava... Sì, ricordo che imitava alla perfezione uno dei nostri professori. Io non insegno nella sua cucina, signor Montgomery. Non mangi nella mia classe. Beh, sentissi come la farei. No, è simpatica anche la tua. Ma ti avverto, tesoro, Ray è un ragazzo piccolo. Cioè? Cioè nel senso che è piccolo. Perché mi hai avvertita? Perché così non restavi sorpresa. Credi che abbia dei problemi con quelli piccoli? No. Perché, vedi, il mio background culturale è decisamente vario. Sono cresciuta con gente di tutte le razze, religioni e altezze. Non avrei dovuto dire. Quando abbiamo messo su West Side Story, la nostra Maria era asiatica, il nostro Bernardo un nativo americano e io ho fatto Tony. Scommetto che te la sei cavata. Insomma, senza offesa, ma se qui c'è qualcuno che dovrebbe preoccuparsi di certe cose, quello sei tu. Ok, starò attento. Signor Montgomery, io non faccio lezione nella sua camera da letto. Perché lei dorme nella mia classe? Ehi! Greg! Che gioia rivederti. Anche per me. Lei è mia moglie Kate. Ciao, Kate, è un piacere. Lei è mia moglie Ciao, Dharma. Ciao. Datemi i cappotti, che li appendo. Credo che i coniugi Palmer preferiscano farlo da soli. Lo faccio volentieri. Ok, consideratelo una forma di cortesia. Sì, accomodatevi, ragazzi. Allora, come mai qui in città? Kate è qui per un convegno dentistico. Mentre camminavamo ho letto il nome della strada e mi sono detto qui ci abita Greg. E infatti... È fantastico, sono così felice di vederti. Oh, lo siamo tutti e due. Siamo entrambi assolutamente felici di vedervi. Grazie. Odontotecnica? No, dentista. Davvero? Wow, questo rappresenterà una sfida. No, se dai a un paziente un po' di gas esilarante, ti fa stare in piedi sul petto. Ti dispiace venire in cucina ad aprire una bottiglia di vino per Ray e Kate? Volentieri. Lui tiene la bottiglia, io stappo e un giochino. Torniamo subito, eh? Lei sembra carina. Il guaio, però, è che la madre di lui la detesta. Visto, tesoro, è quello di cui ti stavo parlando. Cosa? Questo rappresenterà una sfida. Sarà alta 1,20 m, era una considerazione più che legittima. Tesoro, questo è altezzismo. Altezzismo? Esatto. Lei ha fatto una battuta e si sono messi a ridere.
L'intolleranza provoca meccanismi di imitazione. Che stai dicendo? Non sentirti in colpa se hai scarsa sensibilità. Io ho avuto la fortuna di essere cresciuta in un ambiente libero da pregiudizi e multiculturale. Sì, hai interpretato Tony. Ed era un grande Tony. Ray, se Kate sarà occupata con il suo convegno, noi due potremmo andare a vedere i giganti del basket. Greg, in cucina. Ehi, sono le due, che fai qui? Non riuscivo a dormire. Che è successo? Ho la sensazione di aver rovinato la tua serata. Io non direi rovinato. Ma dai, se ti ho anche pregato di scusarti per aver chiesto se Kate stava per Catherine. Strana serata. Senti, tesoro, io non ho intenzione di farne un affare di Stato, ma... Ecco, cercare di trattarli come se non fossero persone diverse vuol dire ignorare chi sono. Sì, in un certo senso potrebbe essere... un'altra forma di pregiudizio. Cavolo! Non l'avevo mai guardata sotto questo punto di vista. Ho dei pregiudizi! No, non ho detto questo! Hai detto che ho dei pregiudizi! No, veramente volevo dire che sì, sono le due di notte, non hai pregiudizi, andiamo a dormire. Uno crede di conoscersi. Lo crede. Senti, almeno potresti chiamare Ray e Kate e dirgli che non sono pazza. Sì, però sarà meglio aspettare domattina, mi darà più credibilità. L'ha preso alla sprovvista, ha chiamato dicendo: sai giocare a bridge? Io gli ho risposto sì, e lui: va bene giovedì? E io: devo consultarmi con Kitty. Allora ti ho chiesto: ti va di giocare a bridge giovedì? E tu hai detto: sarebbe bello. Credevo che stessi parlando dei Biedermeier. Sto parlando dei Finkelstein. Questo lo so solo adesso. Cerca di essere più elastica in queste cose, perché ora dovremo giocare a bridge con i Finkelstein. Si può? Oh, siete qua! Non vi dispiacerà se siamo entrati di soppiatto? No, figurati, la porta non era chiusa a chiave? Quella d'ingresso. Non lo erano le porte francesi che danno sul giardino. D'accordo, allora, visto che siete qui, via le ostilità! Dobbiamo avvertirvi. Nel 73, durante il sit-in alla Berkeley, siamo stati campioni di bridge per 2 settimane. Saremmo durati di più con le maschere antigas. Coraggio! Vogliamo iniziare? La carta più alta dà le carte. Frena. Prima tagliamo per vedere chi alza. Ho bisogno di un drink. No, un secondo solo. Edward, Kitty, datemi le mani. Benedetta Madre Terra, siamo qui riuniti per celebrare il più prezioso dei tuoi doni, la fortuna. E mentre giocheremo questa partita bridge, fa che sia una profonda esperienza di amicizia e di amore. Amen. Amen. D'ora in avanti io e soltanto io risponderò al telefono. Sono stati gentili i tuoi amici a offrirmi una seconda chance. Sicura di voler giocare a minigolf con loro? Assolutamente. Avevi ragione, ignorare la diversità è una forma di pregiudizio. Dovremmo rimarcarla, invece. Col minigolf? Esatto. Se ne accorgeranno? Altro che. Ciao! Ciao, ragazzi! Ciao, amici ristretti! Siete pronti a cimentarvi in un mini sport? Come dici? Ray, credo che vorrai far cominciare la tua donnina, coraggio! Fantastico, un'altra vittoria per noi equivale a 500 punti. Quindi, il punteggio finale di questa serata è Finkelstein 1600, Montgomery solo 300. Ah. Un momento. Chiedo scusa, sono 330. Grazie. La prossima volta non segneremo i punti. Beh, credo che questa sia stata la prima e l'ultima volta. Vado a prendervi il cappotto e il poncio e ci rivediamo il giorno del ringraziamento. Sciocchezze, Edward. Vi va bene una piccola rivincita? Magari domani sera? Kitty, non lo so. Che io... c'è? Hai paura che la fortuna possa girare? No, no. È che è difficile trovare una babysitter. Bene, vorrà dire che io e Edward verremo a casa vostra. Davvero? Assolutamente. Farò una zuppa a base di tofu e gombo. Grazie, sarà una serata gustosa. Davvero? Una bella rivincita e alla fine un bagno caldo. Gli sconfitti insaponano gli altri. E allora ci vediamo domani. Davvero? Grandi sersate per le persone grandi e piccole sersate per le... Ma dove sono andati? In albergo. Perché? Kate ha detto che non si sentiva bene, ma...
Ma cosa? Andiamo, Dharma. Ogni tua parola faceva riferimento all'altezza. Erano solo battute che tendevano a fargli capire che ero a mio agio. Tenere ignometti dell'Egitto, tenere... Dai, lo dico sempre quando gioco a minigolf. Non fa niente, fra i giorni passeranno, ci penso tutto bene. Non va tutto bene, ho un problema. Io non giudico le persone dal loro carattere, le giudico per la loro misura dal cavallo alla caviglia. Andiamo, coraggio. C'è un gruppo di sostegno che posso frequentare. C'è un gruppo di sostegno che io posso frequentare. Ah, salve, volevo sapere se poteva indicarmi un gruppo di sostegno. Ah, no, veramente non sono un alcolista. Scommetto che dicono tutti così. No, ho un piccolo problema con le persone piccole. Se le vedo dopo una bevuta? No, no, sto parlando di persone vere e piccole. Certo che ho bisogno di aiuto, sono prevenuta. Quante bottiglie devo scolarmi per essere credibile? Che fai? Cerco uno specialista. Devo cancellare anni di pensiero distorto. Devo andare a ritroso fino alle fondamenta, esaminare il legno marcio con cui mi hanno costruita e poi ricostruire me stessa mattone su mattone. Mattone su mattone. Ok. Volevo chiederti se ti andava di pranzare con me, ma vedo che hai una giornata... Ciao. Ciao. Ragazzi, se avessimo giocato a strip bridge a quest'ora sareste in mutande e quella sedia pizzica. Larry, non esultare. Edward e Kitty sono nostri ospiti. Scusate, ehi, ve la state cavando alla grande. Grazie. Oh, oh. Si sono esauriti i pannelli solari. Passiamo al mulino a vento, che è meglio. Vieni, mi servirà una mano. Posso sapere che ti è preso? Non me la sento di dargli una mano, mi fa male la schiena. Lei dichiara cuori, io dichiaro picche. Lui dichiara cuori e tu dichiari cuori. Quanti cuori ci sono nel mazzo, secondo te? Te la faccio io una domanda, cos'è il gombo? Edward, forse non l'hai capito, non voglio più perdere con queste persone. Allora smettiamola di giocarci. Che dobbiamo fare, arrenderci basta? Loro sono forti a bridge e noi siamo forti a pagare la corrente. Beh... Il vento non ce la fa a riscaldare la vasca. Ah, ci dispiace. Kitty ci aveva fatto la bocca. Moriva dalla voglia di farsi un bagnetto. Oh, sono mortificata. Tra l'altro non sappiamo neanche quanto dureranno le luci. Forse è meglio concludere qui la serata. Sciocchezze. Sicuramente avrete cassetti pieni di candele. Accendetele e continuiamo il bridge. Ok. Cos'hai di più forte del vino? Sempre da bere? Vede, io ho un problema con la gente piccola, così ho pensato che lavorando in questo tipo di negozio potrei sentirmi più a mio agio, potrei abituarmi al loro modo di ragionare, ad acclimatarmi. E vorrebbe farlo in questo negozio? Sì, esatto. Non è frequentato da persone piccoline, prenda quel tizio. Sarà 1,50 m, lei è 1,60 m. 67. Ecco, il mio problema è con questa altezza. Voglio dire, io guardo questa persona e non riesco a considerarla una persona vera. Interessante, solo... Ho l'impressione che il mio socio abbia assunto qualcuno stamattina, quindi mi dispiace farle perdere tempo. Adesso è tutto chiaro. Non vuole assumermi perché sono alta e scommetto che lei ha un problema con le persone alte. Le do il mio telefono perché io sto cercando di entrare in un gruppo di sostegno per persone che hanno problemi con le altezze. Ah, oui? Vieni giù al reparto vendita, per favore. Quanto è alto Howie? Lascia stare i pantaloni, è un grosso problema. Ehi, dov'è papà? Dobbiamo andare a giocare a golf. Non lo so, ti dispiace sederti lì? Perché? Così, dai, siediti. Coraggio. Ecco, adesso siediti e guarda le carte. Grazie. Uno specchio, mamma? Oh, è parecchio che è lì. Ti prego, dimmi che non è vero. Ah, in che senso non è vero? Di che cosa stai parlando? Mamma! Beh, non arriverei a fare queste cose se tuo padre stesse più attento a quello che dichiara. Scusa, non è possibile che i Finkelstein siano più bravi di voi due, Bridge? Non dire idiozie, è tuo padre. Io lo amo, ma francamente come partner di Bridge è un tronco di legno. Eccoti qua, figliolo. Allora, vogliamo andare? Edward? Non voglio che tu vada a giocare a golf, voglio che tu vada a riposare.
Non mi va di andare a dormire. Non accetto la minima discussione. Stasera devi essere sveglio per la partita coi Finkelstein. Ma non sono stanco. Edward, ti avverto, se stasera non vinciamo, puoi anche dire addio ai tuoi dischi di Calypso, intesi? Non ti azzardare. Stasera la banana me la voglio mangiare io, Edward. Beh, temo che dovremo rinviare la partita di golf. Vai a riposare? No, non servirebbe a niente. Vado a prepararmi un bicchierino di rum e coca e dirò addio a Harry Belafonte. Ehi, grazie per la disponibilità. Ciao. Nessun problema. Oh, ho detto a Kitty che la babysitter è in vacanza, ma lei è ossessionata dal bridge. Più di quanto immagini. Oh, accidenti, stasera fa fatica ad addormentarsi. Vieni a darmi una mano, certo, Dharma. Io adoro Harry, anche se sarà alto quanto 50-60 centimetri. Larry, ti diverti a giocare a bridge con i miei genitori? Non è una grossa sfida. Per renderla interessante, ogni volta che mi prendo una pausa cerco un bagno diverso nella loro casa. Ecco, guarda queste saponette. Toilette per gli ospiti. Bagno principale. Gabinetto privato dello studio di Ed. Pepe della Giamaica. Uh-huh. Senti, perché non lasciate vincere i miei solo per stasera? Cosa? Dovrei dargliela vinta? Beh. Perché Larry Finkelstein è uno che non l'ha da vinta per nessuna ragione al mondo, sono stato chiaro? Voglio raccontarti un aneddoto. Il tempio in cui preparavo il bar mitzvah si trovava in un quartiere italiano. Credo che sia chiaro cosa intendo. No, direi di no. Ok, lì c'erano dei bulletti rompiscatole che ci rompevano le scatole. Finché gli dicemmo che dovevano finirle e che una partita avrebbe chiuso la questione una volta per sempre. Il giorno che avevamo prescelto, il mio amico Benny venne a dirmi: attenzione, se vinciamo noi, probabilmente ci uccideranno. Così ci consultammo e decidemmo di dargliela vinta. E non ce ne vergognammo. Due di loro erano degli orsi. Tony Abruzio aveva cominciato a radersi dall'età di 9 anni. Scusa, che mi vuoi dire? Non mi ricordo più qual era la domanda iniziale. Non potete farli vincere così la smettono con questa sfida? Ma certo, nessun problema. C'era bisogno di farla tanto lunga per arrivare a questo. Larry, voglio che ascolti questa cosa. Coraggio, Dharma. Stavo giusto dicendo a Abby che sono in crisi per un pregiudizio che ho nei confronti delle persone piccole. Il mio istinto mi condiziona talmente che non riesco neanche più a rivolgergli la parola. Anzi, sento proprio che ci sto malvolentieri in mezzo a loro. No, Dharma, noi non le chiamiamo persone piccole. E come le chiamate? Persone! Dovresti saperlo. Non esistono persone piccole. Non esistono neri, non esistono gialli, non esistono uomini, non esistono donne. Esiste solo la vita, nella sua continua ed eterna trasformazione. Se consideri la vita un casuale ammasso di molecole girovaghe e di energia spirituale, non siamo così diversi da questi semi di girasole o da questo tavolo. Giusto, lo trovo assolutamente vero. Mm-hmm. Ecco perché la mia mente sta migrando a sud di me stessa. No, la nozione che il sud sta sotto è un concetto limitato, sai? È un altro pezzo del puzzle. Ok, ragazzi, si sta facendo tardi, andate a divertirvi. Sei sicura di non voler approfondire l'argomento? Sicura, devo solo guardarmi dentro l'anima. Ci penseremo noi al piccolo Harry. Ah, ah, ah. È appena nato. Capisci perché è diventato così? Non è colpa sua, ma di come è stato allevato. Congratulazioni, un'altra partita a nostro favore, sono 120 punti. Deio! 1200 punti per il nostro grande slam. Deio! Il risultato finale è il seguente: Montgomery 2200 punti, Finkelstein 700 punti. Daylight, Cameritz, time you go home. Sì, andiamo. È stata una bella serata, grazie. Non poteva essere migliore, visto che avete perso. Ci vediamo allora. Come volete, buonanotte, grazie. È stato davvero carino da parte tua farli vincere. Già, mi è venuta un'idea. Tra una settimana li sfidiamo e giochiamo a soldi. Mi piace. È sleale, ma mi piace. Oh.
Ciao, perdonami se non ti ho avvisata, ma credevo che non volessi parlarmi e invece per me è necessario. Che c'è? Vorrei scusarmi dal profondo del cuore per avervi offesi. È che sono stata cresciuta con una folle teoria su come bisogna comportarsi con le persone diverse e poi per correggermi ho esagerato. Mi dispiace davvero, anch'io al vostro posto sarei andata via. Non ce ne siamo andati per colpa tua. Allora che è successo? Ray stava facendo il cretino con quella donna di fronte a casa vostra. Che cosa? Non so che dire. Il nostro matrimonio sta andando a pezzi e io non posso fare l'ipocrita. Oh, grazie al cielo, mi sento molto meglio. E scusa per il disturbo. Grazie, ciao. Volevi parlare del tuo matrimonio, vero? Dovevo aspettarmelo.